Buongiorno, la riapertura di una libreria di questi tempi è sempre un evento che fa molto piacere, tanto più se è una libreria di persone amiche, come è Cyrano di Alghero, e tanto più se questa riapertura avviene nel nome di Luis Sepúlveda. Spero che Luis Sepúlveda porti fortuna alla libreria e a tutto il settore editoriale. Librai, editori, agenti, traduttori, scrittori, magazzinieri, che ne hanno un grandissimo bisogno in un momento di crisi così. Spero proprio che Sepúlveda, il nome di Sepúlveda, ci aiuti. Per me la scomparsa di Luis è stata una doppia perdita. Una perdita come scrittore, ovviamente, ma soprattutto è quella che mi fa molto più male, è la perdita di un amico. Ci conoscevamo da 30 anni. Abbiamo continuato a vederci in giro per il mondo in tutti questi anni, a chiacchierare. Da queste chiacchierate è venuto fuori anche un libro di conversazioni, Raccontare e resistere. Ho curato i libri dei suoi racconti, ma è l'amico che mi manca e che mi mancherà ancora a lungo, perché dietro quella sua apparenza, a volte da orso, che forse veniva da una vita che, insomma, all'inizio la sua giovinezza era stata profondamente segnata dal colpo di Stato in Cile, dall'arresto, dalle torture. Dietro quella sua apparenza da orso, lo sguardo che un po' ti inchiodava, che metteva una specie di barriera. Una volta che superavi quella barriera, e non era difficile, Luis è stato uno degli amici più generosi, più leali e più affettuosi che io abbia mai avuto. Lo ricorderemo sempre e speriamo davvero che porti fortuna, un in bocca al lupo nel suo nome, alla libreria Cyrano e a tutto il settore dell'editoria e della cultura. Grazie.